te, non ho perso la testa, mi piace così. Fa il fotografo, si chiama Alberto Poppo. Hai mai visto la sua mostra? No, è che ultimamente sto molto in casa e poi muoversi a Roma. Vabbè, comunque io organizzo una sua mostra. Io sono single, lui non lo so, forse sì, forse no, ma non è importante. Io ho casa libera e allora gli dico, se ti va puoi venire a stare da me, anche con la tua fidanzata, ma lui si presenta da solo. Comunque per il saggio lui bravissimo, devi vedere le sue foto, poi ne esce anche fuori un dibattito interessante. Alla fine me lo carico in moto, me lo porto a casa e c'è imbarazzo, tensione, sai, quella tensione bella, capito? Vabbè, comunque poi io preparo una tisana e gli chiedo, ti va la tisana? E lui, certo che mi va una tisana. Un maschio che beve le tisane non è un buon segno, Dici? Nel modello meridionale la tisana non è un buon segno. Ah, ecco! Comunque, noi ci sediamo sul divano, io ho un divano comodissimo. Con la tisana, 2 ore e mezza a parlare. Mi racconta della sua infanzia, dei suoi genitori separati. E allora anche io gli racconto della mia infanzia e del mio piccolo trauma. Vabbè, no, è una storia lunga, è un trauma che mi ha imbruttita. E lui mi dice con occhi romantici, perché lui è veramente romantico. E mi guarda negli occhi quando parlo. Non fa come voi meridionali che fate quei bei complimenti ma falsi. Voi che pensate che le donne si possano imbambolare ancora con le parole. Che stavo dicendo? Che ti dici del tuo trauma che ti... Ah, sì. Il trauma che mi ha imbruttito. E lui mi dice, guardandoti adesso è impossibile. Vero. La tua è una bellezza asimmetrica. Cioè, la simmetria accoglie, è la simmetria che respinge, la bellezza è accogliente. Vabbè, comunque il suo era un bel complimento. Ah, il suo? Sì, e io arrossisco, ma niente. Sarà colpa della tisana, dormenta un po'. Niente proprio. E allora, poi mi dice, portami da qualche parte, portami, capito? Non andiamo, cioè lui mi dà la responsabilità ed io me la prendo. Mare, Ostia, lo carico sul motorino e andiamo, io e lui sulla spiaggia. Soli. Quasi soli. C'è anche una coppia di nudisti. Tra l'altro lui, il nudista, è un superdotato. È bruttarello ma è superdotato. Cioè, ho capito perché è nudista, vedi? Ma cioè, tu pensi? Dici che le dimensioni contano. E vabbè, cioè, secondo me sì, cioè ci sono delle caratteristiche che bisogna prendere in considerazione. Tipo? Vabbè, comunque il nudista mi attacca a bottone, mi dice ma perché non ti metti in topless, poi fa anche qualche battuta volgare, però ci stanno le battute volgari. E Alberto ride, capisci? Sì, certamente. Non è vero, stavo pensando a questo. Comunque passiamo una giornata bellissima, io e lui sulla spiaggia, con il sole carezzevole. Perché sono dotato? No, c'è tensione erotica, sai? È la teoria della triangolazione e l'eccitazione di una coppia passa attraverso un terzo. Per il superdotato! No, ma sei fissato! È importante, mamma, non ti fissare. E loro due, nudi, ci invitavano a consumare. È un sottotesto, no? Si usa tanto in narrativa, dovresti saperlo tu. Ma lo sai che sei veramente una ragazza simpatica? Hai una predilezione particolare per le ragazze simpatiche. Davvero? No, mi fa piacere. È un sottotesto evidente. Vabbè, dopo andiamo al ristorante a mangiare pesce. Io e te? No, io e te. Ah, voi due? Con i nudisti? No, non con i nudisti, quelli rimangono là. Comunque andiamo al ristorante e pago io. Questo non è buono, no, come la tisana, eh? No, non replicare, io sono contentissima. Passiamo insieme una bellissima giornata. E poi si fa tardi e lo accompagno alla stazione. Però lui lì mi abbraccia, forte, mi dà un bacio sulla testa e va via. Sulla testa? Sì, vabbè, comunque non è finita qui. Io pensavo solo che fosse possibile un accordo fugace. Un accordo? Ma certo che un accordo. Che cazzo. Ma dove vai? Certo che un accordo era possibile. I maschi meridionali hanno una lunga tradizione in proposito. Tradizione contadina, molto pratica. Per esempio, c'era mio nonno che aveva la commana. L'amante ufficiale riconosciuta dalla moglie. Il venerdì usciva con la commana e il sabato con mia nonna. Allora io gli dicevo, scusa nonno, ma come ti vedi tutto questo? E lui molto serenamente, il venerdì mi rompe i coglioni la commana e il sabato tu. Ehi Giacomo, dimmi. Hai sentito la storia di Paola con il fotografo? No.
scusa però, vai. Ma se tu vai a casa di una ragazza carina, single, rimani a dormire da lei. Vabbè, ma che obblighi ho? Cioè, non è che bisogna per forza scopare, no? Come non bisogna. Ok, va bene. Però almeno accorgersi dei segnali, quello sì. Cioè, sei bello e fai il gatto morto, ma dai, scusa. Vabbè, si vede che non voleva tradire la sua ragazza, eh. Vedi che esistono ancora i tipi fedeli. Io ne sono un esempio. Eh sì, dentro il racconto. Senti, qui dobbiamo ragionare. Ma secondo te, un ragazzo fedele va a casa di una ragazza carina e single a lanciare segnali sessuali? Beh, ma non è che bisogna per forza scopare. Ma solo tanto fare due chiacchiere. E questo è il punto. Ci sono dei maschi che fanno esercizi spirituali con le donne. Hai capito? No. Andare a casa di una ragazza, lanciare segnali sessuali e poi ritirarsi non è un segno di forza. È una buffonata da spacconi. Hai capito ora? No. Ma sì, così poi tu vai a casa dalla tua ragazza e le dici: sai cara, ho già rinunciato a un'altra donna per te. E così il terzo diventa l'oggetto per rinsaldare sì, il racconto. Ho capito, ma il sesso non è nemmeno nominato. È amicizia, sono fare due chiacchiere, no? Scusa, ma Paolo e Tizio si erano appena conosciuti. Non c'era amicizia tra di loro. C'è stato un palese tentativo di seduzione che poi lui ha lasciato cadere, mortificando lei. È una cosa imperdonabile. Ha solamente seguito i suoi istinti. Ancora sta cosa degli istinti. Ma scusa, ma fare finta e poi rinunciare è un gesto di arroganza. Insomma, fatti un panino. Un panino? Il panino, cos'è questa rigidità? Vabbè, però, se fossi tu ad essere tradito. Ma se anche lei si fa un panino. Ma che è sto panino? Il panino! Il panino è la regola del tre. Mai più di tre volte. L'insostenibile leggerezza dell'essere di Kundera. Pagina 20 all'inizio, non ti puoi sbagliare. Insomma, a me basta che si diverta con l'amante senza fare troppo sesso. Ah, ecco, diciamo che per me è vero il contrario. Cioè, io sono geloso se ad esempio lei va al cinema con lui. Scusa, geloso del cinema? Ma voglio capire in che modo il cinema può danneggiare il tuo rapporto. Io sono geloso se lei ci fa sesso e non voglio neanche dire quanto sono geloso delle misure, lasciamo perdere questa cosa. Insomma, fa parte della strategia riproduttiva dell'individuo. È una cosa che origina nel paleolitico. Un uomo deve ridurre la possibilità di crescere un figlio non suo. Perciò, se fai sesso, sono geloso. Se va al cinema, chi se ne frega? Insomma, sei tu poi quello che parla sempre dell'amicizia uomo-donna? Quindi due uomini o due donne, due uomini e una donna vanno al cinema insieme. Che problema c'è? Qui siamo sicuramente di fronte a un cambiamento antropologico. Ma sei ubriaco? Ma che ubriaco? Scusa, ma se la tua donna con l'uomo vanno al cinema, cosa può succedere? Gli anime escono, parlano degli attrici, della fotografia, del film, e tu ti puoi anche inserire nella discussione. Se invece loro stanno facendo, insomma, altre cose, non mi puoi dire che è la stessa cosa. Mica lì ti puoi inserire, scusa. Per una donna parlare è più importante che scopare. Eh? Ma sì, io infatti sono geloso delle buone conversazioni tra amici, proprio perché sono delle ottime potenziali scopate. Ma lo sai che forse hai ragione? Le chiacchiere sono la teoria, il sesso è la pratica. Quando eravamo cacciatori raccoglitori, le amabili conversazioni prima del sesso non esistevano. Si scopava. E l'intensità rinsaldava il legame. E noi siamo stati cacciatori raccoglitori per milioni di anni. La struttura del nostro cervello che regola il piacere è semplice perché si è formattata nel paleolitico in un ambiente... Vabbè, di... però dai! Sei ubriaco. Ma quale ubriaco ubriaco? E che in situazioni come queste il sentimento dolce amaro di delusione prende il sopravvento, prende il sopravvento. Perché l'amore, la parola amore mica rende la vita migliore, semmai la rende possibile. Migliore. Certo che no. Oltre a scrivere, o più che scrivere, o insieme a scrivere, fa delle altre cose e si occupa e studia e ricerca e scrive anche di altre cose che sono complicate per me anche soltanto, come dire, nominarle, perché non sono cose che io conosco tanto bene, anzi per niente, però appunto si interessa di neuroscienza, di biologia evolutiva, di psicologia cognitiva, di astrofisica, parole grandi, non so neanche esattamente neuroscienza che cosa voglia dire, e non è importantissimo
Forse neanche per il lettore capire esattamente questo. Quello che però mi piaceva mettere in evidenza e che secondo me è bello in questo lavoro è come tutte queste altre cose, insieme a un'attenzione veramente nuda e scoperta del sentimento e delle relazioni umane, in qualche modo entrino e contaminino. Giorgio non è anche una grande assegno, ma sono uno scrittore orale. Cioè, mi piacciono le dimensioni. E di questo che spesso si mangiano la trama, però se la mangiano. Cioè, per noi scrittori orali non è tanto importante quello che succede durante il percorso, ma è più importante, almeno il più bello da raccontare, quello che succede durante le pause del percorso. E a volte le pause sono più grandi del percorso stesso. Quindi per questo vi chiedo 5 minuti di pazienza per raccontare questo libro, perché sennò è un problema. Com'è la trama di uno scrittore orale, per esempio? Ecco, non è centralizzata. No, non lo è. Cioè non è una rete centralizzata. Al contrario, un po' una rete da pescatore, con delle contenuti, che sono i punti tematici del libro, quindi verticali, orizzontali, verticali e dei fili che non escono. Quindi poi una rete da pescatore. E so bene queste cose, però beh, ma non so che scegliere, perché poi ho bevuto un po'. È facile la scelta. Mi piacciono tutte, allora avrei fatto una selezione di questo tipo. Ho tolto un po' gli articoli seri che comunque devono bere. Vabbè ragazzi, vado un po' a caso, scelgo questo di Gabriele. Ciao.